La fede del consumatore Abruzzo di fronte al perdurare della crisi economica e delle conseguenti difficoltà che le famiglie sono costrette a vivere, in particolare per quanto concerne il problema del sovraindebitamento, ha deciso di ampliare i servizi resi all'utenza affrontando le problematiche connesse con l'applicazione della legge numero 3 del 2012, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Noi abbiamo scoperto che di fatto la legge che riguarda proprio questo aspetto del sovraindebitamento non è molto molto nota e conosciuta. Abbiamo lavorato perché ci fosse la disponibilità di un professionista a fare sì di poter dare questo servizio e oggi siamo qui proprio per annunciarlo. E ci piace partire dal presupposto che comunque come il reddito medio delle famiglie in Abruzzo è indebitato per 20.000 euro e molte volte capita che ci ritroviamo con questa gente a cui non eravamo allora in grado di dare risposte, oggi siamo in grado di farlo. Questa legge è stata definita antisuicidio, però non viene poi pubblicizzata in modo adeguato. Noi insomma, responsabilmente ci assumiamo questo compito, sapendo che comunque quelli che ci troviamo di fronte o ha perso il posto di lavoro o è malato della famosa ludopatia, scusate, e quindi noi siamo disponibili a darlo anche questo aspetto professionale. Un limite c'è rispetto al territorio perché alcuni settori della magistratura non sono molto propensi ad intervenire su questa, a riconoscere la famosa commissione che poi deve prendere in esame questa richiesta. Non è un fallimento, ma è una cosa simile.